Nel giorno della celebrazione del 22esimo anniversario della scomparsa di Alessandro Balloni, la Massese impatta a reti bianche in casa nel primo turno della stagione 2017-2018 contro una quadrata Ligorna che si dimostra atleticamente più brillante degli apuani, i quali faticano a riproporre il veloce giropalla del buon precampionato. Zanetti al debutto casalingo in gare ufficiali senza gli squalificati Sgambato e Frugoli e gli infortunati Del Nero, Buselli, Capotos e Maccabruni sistemava la squadra secondo il 4-4-2 con centrocampo a rombo con gli ultimi arrivati Amico, classe 98, Braccetto e Taddeucci nel canonico ruolo di punta centrale, coppia difensiva in mezzo Mosti, anche lui 98 e capitan Zambarda. Nell'undici di partenza ben 5 giocatori in quota giovani. Il mister dei genovesi Monteforte, ritornato sulla panchina biancazzurra dopo due stagioni, perduto il bomber dello scorso campionato Chiarabini, finito alla Varesina del Massese Spilli e sostituito con l'ex Sestri Uneto, optava per il 3-5-2. L'inizio è sonnacchioso forse per il gran caldo, al settimo Remorini calcia da fuori una sorta di passaggio per Federico. Al nono il pessimo arbitro Rapace di Perugia, alla fine il peggiore in campo, non vede il tocco di mano volontario di Gilardi che mette fuori causa Papini in area. Al quattordicesimo al suo primo fallo viene ammonito Fenati. Al diciassettesimo Rapace dimentica di ammonire Lembo per questo fallo a centrocampo su Remorini. Mentre al ventitresimo ammonisce subito Taddeucci. Al trentesimo imperiosa cavalcata di Spinosa a sinistra che va al tiro di destro impegnando severamente Federico. Gli ospiti reagiscono e dal trentatreesimo Oneto in posizione più che sospetta su cross da destra gira al palo vicino in area. Due minuti dopo l'assistente di destra a Bagnale è incredibilmente indeciso sul fuorigioco di Miello che mette dentro di testa un tiro dal limite di Clematis. Al trentasettesimo un sinistro raso terra di Panepinto è bloccato da Barsottini. E dal 41esimo il mancino di Taddeucci subisce la stessa sorte. Nella ripresa l'emozione più grande per i tifosi bianconeri perché la Massese al primo colpisce la traversa con una punizione di Spinosa da fuori. Al quarto su cross indietro dal fondo a sinistra Clematis calcia sul palo vicino ma Barsottini respinge bravamente. Al nono Monteforte sostituisce Oneto con Valenti. Al diciassettesimo proprio Valenti cade in area dopo un contatto con Mosti ma l'arbitro fa proseguire. Al ventesimo sempre Valenti, servito da destra da Masella, gira da pochi passi proprio sotto la traversa. La palla rimbalza in campo e se ne va. Al ventunesimo Zanetti sostituisce Gemignani con Benedetti che va ad affiancare Taddeucci in attacco. Papini retrocede a fare il trequartista, Remorini la mezzala e Amico arretra sulla linea di difesa a destra. Al ventottesimo Remorini libera Taddeucci in area a sinistra, ma la conclusione del bomber del Buccellato è respinta di piede da Federico. Al 32esimo ci prova Remorini direttamente dall'angolo, ma Federico è pronto a respingere. Al 34esimo Barsottini è decisivo nel deviare il destro dal limite di Clematis. Al 45esimo su cross da tre quarti destra di Amico, Taddeucci svetta, ma la sua conclusione di testa è debole. Al 47esimo pasticcio di Barsottini che perde la palla in presa alta, ma poi rimedia a terra. Domenica prossima per la Massese è la prima di due trasferte consecutive, a Rignano sull'Arno, contro una rignanese battuta 3-1 a Savona in questo turno.